Qualcun altro vuol fare il volontario? Allora, qui bisogna riprenderlo da qua. Bisogna stare qua, adesso si abitua alla luce. Questo è di Procaccini. Difatti, l'autore è Camillo Procaccini, il quadro del 1000. Cioè, a questo punto, secondo me, anche lui si è confuso. Può darsi. Comunque, deve essere dello stesso periodo dell'altro. Se voi guardate qui, vicino al piede, c'è scritto Camillus Procacci. È la firma. La difficoltà di questo quadro è che ci sono ancora più scene di quello prima, perché è vero che sono sostanzialmente temporalmente due, però quella davanti è molto complessa. Quindi a logica Augustini, libera nos domine, nasce da una specie di legge. Non so quanto sia vera come cosa, ma pare, secondo Ambrogio, un certo Ambrogio Coriolano, che Sant'Agostino era affascinato da Sant'Ambrogio e andava spesso a trovarlo. E si mettevano a discutere. E che Sant'Agostino aveva fatto una... Non ti allontanare troppo, perché sennò poi non si sente la voce. Sant'Agostino era un professore di retorica ai massimi livelli dell'impero romano. Quindi, quando facevano dei match lui e Sant'Ambrogio qualche difficoltà ce l'aveva. Perché tra l'altro faceva il professore, era stato abituato alle dispute. Quindi pare che a un certo punto avesse aggiunto alle litanie, dalla logica di Augustino, lui diceva, e il popolo rispondeva, liberaci Signore. A logica Augustini, libera nos domine. Quindi, non so se lo vedete, se no chiediamo alla volontà. Qua non si vede meglio. Qui, io qui vi riesco a indicare la zona. Sempre sulla... Quella trave sopra, vedete che ci sono due, c'è la figura di Sant'Ambrogio col cappello, è vestito diciamo di grigio, viola. Se salite un po' vedete una trave con sopra quella scritta. Quindi vedete che quella scritta non è affatto messa a caso. E quindi, quella è uno degli elementi. L'altro elemento, ovviamente quello tra virgolette centrale, è c'è quell'uomo col cappello nero, con una mano che è verso la persona e con l'altra che indica il cielo, che è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, lì, mette il vestito che metteva durante la settimana, non era nulla di solenne, era in mezzo alla gente, stava parlando come fa un prete quando va in giro tra le famiglie. La persona che ha di fronte è Agostino. Quindi la mano indicata al cielo perché sta spiegando cose di lassù e l'altra mano protesa verso Sant'Agostino perché sta parlando a lui. E quindi anche questo è spiegato. Quindi, il centro è la disputa tra il pastore e il professore di retorica, che però attenzione, è vero che Sant'Agostino metteva in difficoltà Sant'Ambrogio dal punto di vista retorico, ma è anche vero che alla lunga è rimasto affascinato da lui. Vi cito un episodio che non tutti conoscono, è una delle cose che ha lasciato a bocca aperta Sant'Agostino è quando è venuto a Milano e ha visto Sant'Ambrogio leggere. Notate che ha visto e non ha sentito, perché Sant'Ambrogio leggeva senza parlare, che a voi sembra una cosa normale, ai tempi non lo era, ai tempi si faceva leggere agli schiavi, ancora Carlo Magno è una persona colta, senza saperne leggere né scrivere, perché ha chi legge per lui. La lettura di testa è una cosa che era rara ai tempi, e Sant'Ambrogio la sapeva fare. Vediamo le altre. Se andiamo, qui penso che sia abbastanza visibile, andate in basso a destra, vedete quel giovane con le fasce, malato, anche lì è sempre il solito discorso della carità e la teologia messa insieme. In alto,
giovane in basso a sinistra, in alto a destra vedete in un angolino uno con il libro in mano, quella è la scena del Tolle Legge. Tolle Legge, sostanzialmente si racconta nelle confessioni che Sant'Agostino era combattuto se convertirsi o no, a un certo punto sente questa voce, prendi e leggi, che in qualche modo quello gli ha fatto scattare la conversione. Mi pare un bambino che gli dice leggi questa cosa, e lui sta tenendo in mano il punto che gli hanno detto di leggere, che lo illuminerà. È ambientato però in una Santa Maria Incoronata, quindi è messo in un contesto dove non è nato, davvero era una chiesa cara agli agostiniani, quindi ci hanno un po' marciato. Invece tutti avrete capito che c'è quel signore con il telo rosso che parla con il telo giallo. Avete notato che è la testa coperta? È l'unico con la testa coperta, perché? Vabbè, a parte chi ha i copricapi, però quelli hanno un copricapo che indica una funzione, lui ha proprio la testa. Perché? Perché è ebreo. Questo è un tema per volontà, insomma. Eccomi. Non stare lontanissimo da me. No, c'è la festa. È un tema tipico della cultura paleocristiana e medievale. C'è la disputa tra il cristiano e l'ebreo. Qui c'è una chicca. Quale quadro del Cinquecento vi ricorda? Guardate le facce. La scuola di Atene. Infatti, sto dicendo. Perché per la mano, la mano di Sant'Agostino. L'ebreo indica la terra. Perché lui non ne capisce niente di cose di lassù, dato che noi cristiani abbiamo ragione. Il cristiano indica cielo. E quindi c'è una versione ironica di quello che succede nella scuola di Atene, dove in realtà il significato era diverso, cioè indico la terra perché uno è più materiale e l'altro guarda il mondo delle idee e indica l'alto. Ok, questo è fatto.